Ora, la richiesta dei tribunali per cercare di rientrare in un contesto di legalità non è quella di non trasmettere, ma di mandare quei programmi almeno in orari un po' sfasati, anche di pochi minuti, facendo una piccola differenza da regione a regione. Berlusconi, invece, decide di fare un'altra mossa. Si autoscura tutte le reti e finge che i giudici gli abbiano appena spento le trasmissioni. Da quel momento, una buona fetta della popolazione italiana insorge e inizia a protestare. Oltre a questo, si aggiunge Maurizio Costanzo, che porta avanti la campagna Vietato Vietare. Ma di questi personaggi, quello più importante è Bettino Craxi, perché interrompe in anticipo quella che era una sua visita di Stato a Londra per incontrare Margaret Thatcher.